misteri di vita e di forme arcane significa ripercorrere 20 anni di carriera e di produzione recente di uno degli artisti più importanti del Novecento, perché questo è Hiros Marpicati ed è bene che lo si sappia, perché noi ospitiamo un artista di assoluto valore, un artista che ha dato una dimensione straordinaria a quella che è la lettura del paesaggio alla luce soprattutto di quelle che sono le tensioni dell'uomo contemporaneo e moderno, lavorando su un paesaggio che è tutto svolto sul crinale dell'astrazione. Noi entriamo in un percorso che ci porta dal realismo esistenziale fino agli esiti ultimi della sua pittura, un percorso di un maestro assolutamente da riconoscere, da rileggere, e soprattutto un maestro che credo che faccia piacere a tutti presentare, perché nel suo curriculum ci sono le analisi e le letture dei maggiori critici degli ultimi 50 anni. Per me personalmente è un assoluto onore poter dire due parole sulla sua pittura, e soprattutto invito tutto il pubblico a venire a vedere questa mostra alla Casa del Mantegna, perché è un evento unico, un evento in cui si rende un omaggio a un maestro di una levatura davvero superiore. Ho sempre amato il Mantegna, e quando frequentavo Brera, ogni tanto salivo in Pinacoteca per vedere appunto il Cristo del Mantegna. Quindi per me questa qui è una tappa importantissima, è una mostra che percorre tutta la mia, dal realismo esistenziale, dalle prime opere che risalgono al 1964 e fino alle opere astratte, insomma, le opere astratte, questi paesaggi inospiti che sono le ultime opere. E ce l'ho messa tutta per allestire una mostra che fosse anche in minima parte degna di questo grande maestro, di questo grande genio. Spero di esserci riuscito almeno in parte. In piccola parte sarei già contento così. È una grande soddisfazione poter avere all'interno di questa stupenda struttura che è stata casa e laboratorio del Mantegna, avere la presenza di una prima di Hiros Marpicati, la prima volta che l'artista espone nella nostra città e in questa struttura. E ovviamente noi ci auguriamo che questo sia anche il modo per dare la possibilità alla nostra città, alla nostra provincia, quella di conoscere ulteriormente meglio un artista di grande levatura appunto come Hiros Marpicati.